scoperto che sei proprio tu la ragazza che mi salverà dalle mie sofferenze. Ecco la tua birra, una bionda media. Fammi un favore, non far cadere la cenere della sigaretta sul pavimento. Oh, scusami. A proposito, di che fotografia stavi parlando? Beh, vedi, sono... Ecco qui, ho portato i vostri piatti. I clienti stanno facendo la fila, cercate di fare in fretta a mangiare. Uffa, che peccato, si è messo a piovere. Spero tanto che non ci faccia il bidone, perché è già in ritardo. Eh? Perché avrà messo qui fuori l'ombrello? Che lui si è preso una bella cotta per te, Sonoko. Cosa? Eh? Quel ragazzo ha un'aria così strana. È molto meglio Masahiko, tienitelo stretto. Sei stata aggredita? Sì, qualcuno è entrato qui, probabilmente dalla finestra. Quando Sonoko è entrata, l'ha visto ed è stata aggredita. Ho capito. D'altronde era già capitato un'altra volta. E perché non ci avete avvertito? Io vi avevo detto di chiudere bene le imposte. Quest'ora di sera non dovresti andare in giro vestita così, con l'ombelico di fuori. Si direbbe quasi che tu te li vada a cercare. Non ti stanno neanche bene quei vestiti. Ma come ti permetti? Beh, adesso che cosa stai facendo? È meglio che vi sposti in un'altra stanza. Vi consiglio caldamente di non uscire e di cenare nel nostro ristorante. Che buono, in fondo non si mangia male. Se aveste prenotato, vi avremmo preparato una cena esclusivamente a base di pesce ancora più raffinata. Questa sera offre la casa. Vi sarei estremamente grato se non andaste a raccontare in giro che nel nostro albergo è entrato un ladro. Oh, ti prego. È tutto a posto, Sonoko? Sì, sì. Ho già visto quel ragazzo con gli occhiali al torneo di arti marziali. Nel liceo di Aido. Sei veramente una ragazza sconsiderata. Ma come sarebbe, scusa? Ti stavo seguendo. Prima che lui uscisse con te, l'avevo visto flirtare con altre ragazze. Ero preoccupato per te. Ma se non ci conoscevamo nemmeno? Io ti consiglio di smetterla, di vestirti come se avessi addosso biancheria intima. Tu sei liberissima di ignorare il mio consiglio. Uno dei tanti commenti dei tuoi numerosissimi corteggiatori.